Le 15.01, bentornati in diretta a Newsroom Italia, buon pomeriggio, grazie di essere nuovamente con noi. Come sapete il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato che nella giornata di oggi, dopo la valutazione degli ultimi dati relativi alla situazione del contagio nelle regioni, potrebbero essere prese delle decisioni nuove con un'ordinanza del Ministro della Sanità. Alcune regioni italiane potrebbero cambiare colore, quindi magari passare dall'arancione al rosso o dal giallo all'arancione. Sono colori ovviamente che determinano poi restrizione nell'attività quotidiana e nelle attività commerciali. Ovviamente l'attenzione è molto puntata sulla Campania. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il prefetto di Napoli, Marco Valentini. Prefetto, grazie di essere con noi e buon pomeriggio. Prefetto, le faccio subito una domanda forse anche di carattere personale. Glielo chiedo più da cittadino che da prefetto. Ovviamente il prefetto della città non ha un bar preferito, tutti i bar di Napoli sono uguali, però c'è un bar che sta proprio sotto la sua prefettura, un bar molto famoso, uno storico caffè di Napoli, che ha deciso di chiudere, perché forse in alcuni casi è più semplice chiudere che andare avanti. Ovviamente lo ha fatto questo famoso caffè, che è il Gambrinus, non facciamo pubblicità perché si tratta di un locale storico, ma lo hanno fatto tanti altri locali a Napoli ma anche in altre città. È una preoccupazione che chi rappresenta il governo, come fa un prefetto sul territorio, deve avere? Ah, certo, non è stata una bella notizia quella di vedere il caffè Gambrinus chiudere. Tuttavia la preoccupazione, come lei sottolineava, riguarda molti altri esercizi commerciali in giro per la città. Naturalmente è una preoccupazione perché la realtà di Napoli vive una realtà socio-economica fragile e dunque tutte le perdite di opportunità anche da parte delle piccole imprese o degli esercizi commerciali mettono a rischio questo tessuto economico fragile. E locali come quello che lei ha nominato, ma anche altri, che fanno parte un po' del tessuto storico e anche dell'immagine della città, sono una perdita particolare in questo momento perché appunto rischiano un po' di modificare in negativo proprio questa cartolina che molte persone che amano Napoli conservano nella loro memoria. Ecco, eccellenza, sicuramente Napoli non è solo camorra, questo lo ripetiamo anche se può sembrare inutile farlo, ma insomma è giusto farlo. Ma sappiamo però che la camorra, in generale la criminalità organizzata, sta cercando di inserirsi negli aspetti di crisi economica derivanti dalla pandemia. Uno dei temi sottolineato peraltro molte volte dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese è quello dell'usura. Cosa sta facendo la prefettura con i suoi uffici per cercare di monitorare questo fenomeno, che è un fenomeno rischiosissimo anche per l'auspicabile ripresa economica che ci sarà e noi auspichiamo naturalmente che ci sia molto presto? Sì, come sempre nei momenti di crisi la criminalità organizzata ha una grande opportunità. L'opportunità di chi dispone di molti capitali, soprattutto di capitali liquidi, e che quindi può intervenire nel mondo delle imprese per esercitare un ruolo, per appropriarsi di attività economiche, e questo naturalmente rappresenta un rischio. Devo dire che grazie al lavoro della Guardia di Finanza in generale nei confronti del mondo delle imprese abbiamo messo a Napoli appunto un modello di analisi del rischio che parte proprio dall'esame dei dati che abbiamo sulle cessioni delle aziende o sulla composizione dei consigli di amministrazione. Questo ci ha consentito di sviluppare un modello che ci mette in allarme nei confronti di un possibile rischio di infiltrazioni mafiose. Il tema dell'usura è un tema parallelo a questo, che può toccare anche piccole imprese o piccolissime imprese. Su questo stiamo lavorando innanzitutto per, come sempre facciamo, auspicare collaborazione da parte dei cittadini con le forze dell'ordine e quindi invitare tutti i cittadini a denunciare.
e comprendere che anche quando queste forme di usura, come è capitato durante il periodo del lockdown, si presentano nella forma di questa usura sospesa, che non appare formalmente come un vero prestito, ma quasi come una donazione, in realtà tutti stiano bene attenti, perché la criminalità organizzata prima o poi tornerà all'incasso. Esatto, purtroppo questo è un grande tema. Senta, proprio in questo momento sta parlando il Presidente della Regione De Luca. Ci affacciamo solo un attimo per darne conto ai nostri telespettatori e poi una domanda da farle ancora. Sentiamo. Devo anche dirvi che l'unico esponente istituzionale che ha avuto il coraggio di assumere quella posizione è stato il Presidente della Regione Campania. Il governo invece ha deciso un'altra cosa, ha deciso che bisognava tenere aperte le scuole, ricordate le dichiarazioni dell'Azzolina, ecco, allora, supportate abbiamo sentito dal per un attimo del Presidente della Regione. Senta, a proposito, so che, perché la notizia è stata comunicata dallo stesso Presidente della Regione, qualche giorno fa lei ha ricevuto una lettera da Vincenzo De Luca in cui le si chiedeva, diciamo, una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine nell'evitare assembramenti. Come si è tradotta dal punto di vista operativo quell'attenzione che è stata chiesta dal Presidente della Regione, ma anche dal Sindaco di Napoli De Magistris? No, in realtà sono grato quanto il Presidente della Regione e anche il Sindaco si occupano di sottolineare questi problemi. La Prefettura già con le forze dell'ordine aveva predisposto una pianificazione per affrontare il prossimo fine settimana. Lo scorso fine settimana ci ha un po' preoccupato per le scene che abbiamo visto di assembramenti in alcune parti della città e dunque subito dopo, attraverso i nostri organismi istituzionali di consultazione, ci eravamo già orientati per prendere delle misure. Queste misure naturalmente non sono quelle che competono alle autorità che si occupano della tutela della salute, come il Presidente della Regione o il Sindaco della città, ma sono provvedimenti che già opereranno, salvo che non intervengano ulteriori restrizioni, nella giornata di domani e di domenica, e che consentiranno alle forze dell'ordine un controllo serrato del territorio per evitare assembramenti in alcune zone della città che sono state individuate, e questo anche al fine appunto di evitare di rivedere nuovamente nel fine settimana ciò che abbiamo visto sabato e domenica scorsi. Senta, come dicevo in apertura, il Presidente del Consiglio ha annunciato probabilmente decisioni diverse rispetto a quelle attuali nelle prossime ore. Ovviamente non posso chiederle di anticipare qualsiasi decisione, però allo stato attuale non ci sono comunicazioni alla Prefettura di Napoli da parte del Ministero della Salute su eventuali cambi di colore della Regione Campania? No, al momento no. L'ultima volta che si è parlato di un lockdown Campania lo aveva annunciato, era proprio un venerdì, credo tre venerdì o due venerdì fa, forse adesso la memoria mi inganna, proprio da parte del Presidente De Luca. La sera Napoli fu travolta purtroppo da una manifestazione partita legittimamente e pacificamente e poi purtroppo terminata con duri scontri con le forze dell'ordine, danni agli esercizi commerciali, aggressioni ai giornalisti, tema al quale chiaramente tema che sottolineiamo, perché laddove non è possibile fare liberamente informazione ovviamente perde tutta la democrazia. La prefettura e le forze dell'ordine ovviamente hanno messo in campo, avete messo in campo dei dispositivi di prevenzione per evitare che in caso di cambio di colore della regione questo possa accadere nuovamente? Beh, naturalmente diciamo l'esperienza di quel venerdì ormai di tre settimane fa ha sviluppato un'attività di prevenzione e anche un'attività di informazione. Devo dire comunque che dopo quell'episodio si sono svolte quotidianamente a Napoli tante altre manifestazioni e diciamo si sono svolte nella gran parte dei casi, anzi nella totalità dei casi, pacificamente. Quindi gli episodi di quel venerdì al momento sono rimasti episodi isolati. Tuttavia sono stati episodi che si sono prestati a una specifica chiave di lettura,
per le modalità con le quali sono avvenute, cioè l'infiltrazione di soggetti estranei alla manifestazione che originariamente era stata organizzata. E dunque ovviamente adesso tutte le attività di prevenzione sono state messe in campo per evitare che episodi analoghi si ripetano. Benissimo, allora ringraziamo il prefetto di Napoli, dottor Marco Valentini, grazie eccellenza per essere stato con noi.